Ecco il modo per salire. Quel che ne è rimasto. Sarà una lunga arrampicata. C'è metallo congelato ovunque. Così non mi aiuti, dottoressa Sobek. Se le piante trovano un modo per attaccarsi fin qui, posso farcela anch'io. Che iniziò quando ingaggiarono operazioni offensive non autorizzate contro personale robot e umano della Arts Timor Energy Combine. Ora vorrei tanto poter dire che la crisi è stata ingigantita, ma non è così. I pacificatori non hanno risposto ai codici di smobilitazione e a quanto pare adesso si stanno replicando a un tasso precipitoso. Quello che posso promettervi, che posso assolutamente garantirvi, è che ho già impegnato ogni risorsa possibile per il raggiungimento di una rapida soluzione al problema. Quindi quando sentirete parlare male di noi, di questa società, nei prossimi giorni, forse settimane, ricordatevi che supereremo tutto questo, che un giorno non avrà più importanza. Pacificatori. È così che chiamavano le macchine. Erano costruite per la guerra, non per la pace. Sono fradicia per la neve sciolta. Porto già troppo peso. Thank you.
Un'uscita. Servono solo dei buoni appigli. Ok, ce l'ho fatta. Chissà cosa scopriremo. Una specie di batteria. Chissà a cosa serve. Tutti i dati sono stati cancellati da questo dispositivo. Desidera usare i privilegi Alpha per recuperare i dati rimossi? Oh sì, credo di sì. È stato recuperato un file. Elizabeth, è bello! Quanti anni? Dove sono i tuoi legali, Ted? Non servono. Ho ritirato le 18 cause appena sei atterrata. Credo che i tuoi dati lo confermino. Bene, promette di essere interessante. Che ne dici di farci portare qui il pranzo? Per rompere il ghiaccio? Ti conosco, Ted. Sei nei guai, in guai seri. Altrimenti non avresti mai pensato di chiamarmi qui. Quindi parla. C'è un'anomalia nella linea Chariot. I tuoi robot killer? Pacificatori, sì, quelli. Allora spegnili. Sì, Liz, lo faremmo se potessimo. Ma non rispondono. Mi stai dicendo che è uno sciame impazzito, Ted? Ancora peggio. Allora mostrami i dati. E credo che pranzerò. Da sola. Ted Faro ha portato Elizabeth Sobek qui. Ma si odiavano a vicenda. È stato recuperato un altro file. Questa non è un'anomalia. È una catastrofe. Sì, lo so. È brutto. Brutto? Gesù, Liz. Non è brutto, Ted. È apocalittico. Hai creato una linea di robot killer. Pacificatori. Che si alimenta a biomassa, Ted! Per le emergenze. E l'hai resa in grado di autoreplicarsi! Autoproduzione limitata, controllata. Non più. L'anomalia ha annullato la gerarchia. Ora l'unica nazione a cui lo sciame risponde è la sua. Cosa? Credi che... Tutto il resto è solo un cibo. E al tasso in cui si replica, Ted farà pezzi la Terra nel giro di 15 mesi. Non stiamo parlando di caduta della civiltà, ma di estinzione. Ho capito, Lisa. Come faccio a fermarla finché è contenuta? Non può essere contenuta! Lo sai cosa intendo? Certo. Prima che la verità salti fuori. Lisa, farò qualsiasi cosa direi. Continua a lavorarci, qualsiasi cosa consiglierai, io la farò. Ti prendo in parola, Ted. I robot di Faro minacciavano la vita sulla Terra. Ma lei li ha sconfitti in qualche modo. Il mondo dei predecessori è caduto, ma la vita è continuata. O non saremmo qui. È stato recuperato un ultimo file. Progetto Zero Dawn. Gesù, Liz. Deve esserci un altro modo. Se ci fosse un altro modo per risolvere il tuo casino, l'avrei proposto. Ma così? Così? Quando ti ho chiesto di trovare una cura, non mi aspettavo che fosse peggio del male. Non lo è, Ted. È spiacevole, ma è la nostra unica possibilità. Ora firma la proposta. Firmarla? Non posso farlo. Sì che puoi.
Quello, Liz, in tutta coscienza non posso firmarlo. Hai una scelta, Ted. Lo so. Ti sto parlando da un vitolo in rotta verso il comando US Robot. Fra 15 minuti vedrò il generale Harris e il resto dei capi di stato maggiore. Cosa? Sei impazzita? Sta a te decidere cosa gli dirò. Firma e dirò loro che la società più facoltosa della Terra ha garantito i fondi necessari per creare Zero Dawn. Così come l'ho progettato. Ma se non firmi, farò in modo che loro e chiunque su questo pianeta conoscano la vera causa dell'anomalia. Gesù, Liz. Non serve che mi minacci. Firmerò. Guarda il lato positivo, Ted. D'ora in poi farei quello che ti è sempre riuscito meglio. Pagare i conti mentre gli altri si sporcano le mani. Dio, perdonami. Cosa ha reso la sua soluzione così terribile? Cosa ha fatto per fermare i robot? Rilevato accesso esecutivo. Ascensore espresso aperto. Ancora non capisco. Sobek non può essere mia madre, è vissuta secoli fa. Tutte queste ricerche per non arrivare a nulla. Reagisci così a quello che hai imparato? Sembri una ragazzina viziata. Dovresti provare a parlarmi in questo modo faccia a faccia. Come desideri. Davvero non ti rendi conto di quanto siano monumentali le scoperte che hai appena fatto? Mi aspettavo di più da te. Quindi, hai una faccia. Magari hai anche un nome? Di tutte le domande che potevi farmi, è questa quella che scegli. Ho passato anni a cercare tra le rovine dei predecessori per capire perché fossero scomparsi. Per anni ho creduto che i robot di Faro avessero distrutto la loro civiltà, senza averne conferma. E in un attimo, tu scopri più informazioni di quanto io abbia mai fatto e quello che ti interessa è il mio nome. Silence. Questo è il mio nome. Ora, perché non provi con un'altra domanda? Qualcosa di meno futile. Va bene, Silence. Hai reso l'idea. Sono venuta qui per scoprire di più su questa Elizabeth Sobek. E l'ho fatto, ma ancora non riesco a capire il mio legame con lei. O perché l'Eclissi vuole uccidermi. O chi è Ade? Nessuna risposta, ma solo una domanda dopo l'altra. Esatto. Ecco perché dobbiamo allargare il fronte della ricerca. Solo allora capirai quanto sono davvero seri i tuoi problemi. Di cosa stai parlando esattamente? Hai inseguito un enigma personale in uno stuolo di misteri molto più grandi. Il filo conduttore è Elizabeth Sobek. Che legame ho con lei? Non può essere mia madre se è vissuta secoli fa. Non lo sappiamo, però. L'unico modo per scoprirlo è andare avanti e fare nuove scoperte. Grazie a te, abbiamo appena scoperto che i robot di Faro minacciarono la vita sulla Terra. Ma non è successo. La civiltà dei predecessori fu distrutta, ma la vita si salvò. Ovviamente. Ma cosa ha fatto Elizabeth? Come fermò i robot prima che tutto fosse perduto? Cos'era il progetto Zero Dawn? È la giusta domanda. Dimmi. Sei pronta a cercare le risposte? Certo che sì. Allora perché non ti muovi? Non così in fretta. Mi devi delle spiegazioni. Ti ho già detto abbastanza. Se hai ancora domande, fai alla svelta e smettila di farmi perdere tempo. Da quanto ne so io, l'Eclissi esegue soltanto ordini. È Ade che mi vuole morta. Chi
chi è? Non lo so. L'eclissi lo descrive come un'ombra sepolta, una specie di demonio. La cosa che mi ha parlato là fuori, che ha fatto esplodere quel focus, era Ade. Non sembrava una persona o una macchina. Più un fantasma, con una voce terribile. La cosa certa è che ti vuole vedere morta. Per il mio legame con Elizabeth, per forza. Ade usa l'eclissi per resuscitare i robot di Faro. Ma Elizabeth aveva trovato un modo per fermarli secoli fa. Si aveva creato armi speciali. Magari Ade teme che io possa fare lo stesso. In alcuni dati antichi recuperati, ci sono indizi sullo sviluppo di cosiddette superarmi. Magari per distruggere i robot, i predecessori hanno dovuto autodistruggersi. Ora, se hai finito, puoi andare. Oh no, ho appena iniziato. Ti sei fatto una corsa gratuita sul mio focus. Bello comodo mentre io rischiavo tutto. Mi basta togliermi quest'affare dalla testa e sarai cieco, sordo e stupido. Quindi non lamentarti e rispondi alle mie domande. Molto bene. Procedi. Hai detto che sapevi da tempo che le macchine di Faro avevano distrutto la civiltà dei predecessori. Almeno così sembrava. Ma finora ignoravo la portata del pericolo. Che potessero trasformare la materia organica in carburante o che gli Horus potessero produrre più robot. Un calderone con le zampe. Ma i robot che abbiamo visto finora, i corruttori e gli sterminatori, non fanno cose del genere. Non ancora. Per adesso abbiamo trovato solo esemplari danneggiati. A piena potenza chissà cosa sono capaci di fare. Chi sei, Silence? E che intenzioni hai? Vuoi metterla sul personale? Sono un nomade solitario che ha lasciato la sua tribù molto tempo fa. Esploro luoghi proibiti, ricerco conoscenza perduta, come avevo detto. Come fai a essere così informato sull'eclissi? Si dà il caso che io conosca molte cose. Se quello che vuoi sapere è se lavoro per l'eclissi o chiunque altro, la risposta è no. Sono assolutamente indipendente. Hai usato il mio focus per spiarmi. Com'è possibile? Ogni focus emette un segnale, una voce, che solo altri focus sentono. Io so mettere insieme quelle voci, farle parlare fra loro, farle comunicare, anche su lunghe distanze. Dove hai imparato a farlo? Anni di studi ed esperimenti. Il principio non è poi così diverso dall'override delle macchine. Io lo eseguo sui focus. E puoi anche spiare dai focus dell'eclissi? Di solito. Sappi che l'override delle loro connessioni è complesso. È possibile che Elizabeth Sobek sia ancora viva in qualche modo? È improbabile, ma non impossibile. Alcuni dati antichi che ho recuperato menzionano tecniche di allungamento della vita. Farmaci, per lo più, una parola antica per medicina. Ma cercavano ancora modi per congelare e scongelare le persone. Congelare e scongelare le persone? La chiamavano criogenia, ma c'erano dei problemi. Vista la perizia tecnologica di Elizabeth, non posso escludere che abbia trovato un modo per rendersi immortale. Ma stiamo speculando, perdendo tempo. Elizabeth ha detto a Ted Faro che stava andando in un posto chiamato Comando US Robot, per informarli su Zero Dawn. Quel posto esiste ancora, come rovina. Gli Oseram lo chiamano il Tumulo. Tumulo? Simpatico. Si trova sulle montagne orientali, sotto le spire aggrovigliate di un demone di metallo. O meglio, Horus B.O.R. 7, come li chiamiamo ora. Ti contatterò quando sarai lì. Non vedo l'ora. Un giorno ci incontreremo. E spero che le tue maniere siano migliorate. Beh, scendere sarà molto più veloce che salire, almeno. Ora al comando US Robot, per scoprire i segreti di Zero Dawn.
Meglio trovare un appiglio.